Cacciatore ottantenne sbaglia il colpo e ferisce due colleghi colpendoli con la rosa di pallini. I fatti sono successi in località Margel d'Os, sopra Sant'Orsola, in Val di Mocheni. Gli ambientalisti chiedono al prefetto un incontro dopo l'ennesimo incidente di caccia. 4 casi in meno di un mese, è un problema di ordine pubblico. Mercatino di Natale, Carollo vince e l'APT paga oltre 10.000 euro. Il comune assicura. L'iter organizzativo ok, si va avanti. I ristoratori, siamo preoccupati. Intanto stop al mercato solidale in Santa Maria. Il bando della giunta provinciale arriva solo in agosto e ora c'è l'assegnazione, ma per alcune settimane la piazza resterà vuota. Casvalder con Salvini e Fugatti imbucato alla festa della Proloco? Lui, ero invitato. Ghezzi, un articolo lo smentirebbe, dimostri che dice la verità. Non ce l'ha fatta Federico Goller, precipitato dalla via ferrata a Sallagoni. Muore a solo 29 anni. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. L'incidente era avvenuto lunedì scorso. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730